I dispersi, secondo la procura di Bari, sarebbero una quindicina, ma nel nuovo sopralluogo effettuato ieri non sono stati rinvenuti cadaveri. E ci auguriamo che vada avanti così, ha detto il magistrato titolare dell'inchiesta, Ettore Cardinali, che ieri ha ispezionato per oltre 5 ore il relitto del Norman Atlantic. A fare da apripista sono stati gli uomini del nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco, che hanno permesso l'accesso alla plancia di comando del traghetto, la verifica dei sistemi di sicurezza dei ponti e il recupero della documentazione cartacea. È stata visionata anche una parte delle stive ed una piccola porzione del deposito mezzi, ma oltre non è stato possibile andare. Nonostante le tecnologie avanzate a disposizione, infatti non è stato possibile entrare in alcuni locali dove la temperatura era ancora di 180 gradi. Stiamo provvedendo ancora allo spegnimento delle fiamme, perché man mano che si aprono anche le cabine, l'aria alimenta il fuoco e ci potrebbe essere un rischio di che l'incendio si propaghi e quindi si rialimenti nuovamente. Quindi stiamo provvedendo a spegnere e man mano accedere, sempre in totale sicurezza. Il lavoro riprenderà questa mattina con le telecamere termiche e i dispositivi che permettono di individuare tracce di corpi. Inoltre, secondo quanto riferito dal PM Cardinali, si sta valutando la possibilità di trasferire la nave a Bari, dove ha sede l'autorità giudiziaria che indaga. Ma prima bisognerà ovviamente verificare se vi sono le condizioni per rimorchiare la nave e se il porto di Bari ha la possibilità di accogliere il relitto.